Sono ancora questi assembramenti, è giusto evitarli? Secondo me ci sono ancora assembramenti e bisognerebbe evitarli da una parte, però allo stesso tempo se chiudono tutto non si può andare avanti. Cioè non va l'economia, non ci sono lavori, non c'è niente. Dovrebbe esserci un giusto equilibrio, secondo me. E guardando su internet non vedo tanta gente in giro. Penso che a Fano ci comportiamo abbastanza bene. Quindi fanesi disciplinati in questo senso? Penso. Invece sul vietare la ginnastica in classe, le lezioni di canto, ecco, questo aspetto? Tenere i bambini in classe con la mascherina è assurdo. Quindi so che ci sono delle mascherine anche particolari, trasparenti, quindi i bambini potrebbero anche stare in classe con quelle lì. E la ginnastica, se fatta in un ambiente, adesso è inverno, no. Però, capito, te parli con me che ho una certa età e quindi io che ho paura, quindi cosa ti dico? No palestre, no, è logica, hai capito? Se te parli con un giovane già ha delle idee più aperte. Un atto giusto in questo senso. Esatto, bisogna rispettare. Mascherina, distanza, lavaggio delle mani, sempre a lavare le mani, per pulizia, giusto? Questa ordinanza è giusta? Giusta, giustissima. Ci abbiamo anche il nuovo governatore, giusto, giusto. Al mercato come vanno le cose? Vede gli assembramenti? No, non ci sono assembramenti, vedi? Non c'è, si sta bene. Per evitare qualsiasi tipo di assembramenti, devono chiudere tutto. Non solo bar, ristoranti e pasticcerie, mercati, negozi, abbigliamenti, cartolerie, tutto. Perché c'è chi è più penalizzato e chi no. Non mi sembra giusto e corretto. È meglio prevenire, tanto non costa niente, anzi più collaboriamo più si stringe il tempo, no? Il periodo del tutto, di questa conseguenza, quindi per me sì, per me è giusto così. Ma penso che sia giusto, perché tanto delle scelte purtroppo bisogna farle, come dicono, prima la salute e poi il resto, anche se anche l'economia sta avendo dei duri riscontri, insomma, però si cerca di uscirne il prima possibile. Speriamo un po' per tutto. È giusto andare a fare la spesa soltanto uno alla volta, uno per ogni nucleo familiare? È giusto. Tutte le misure che sono fatte devono essere rispettate. Le regole si rispettano. Poi possono piacere o meno, però si devono rispettare. Ed è giusto andare a fare la spesa uno alla volta. Del resto non è impossibile, ma non è che se uno ha dei problemi può tranquillamente andare con un'altra persona. Quindi rispettiamo le regole. Se tutti rispettiamo le regole non ci sarebbe nemmeno bisogno di farle. Siccome non le rispettiamo sono costretti a fare delle regole. Perché qua ognuno fa come gli pare e non si capisce più niente. E quindi è inutile che si predica bene e poi si razzola male. Se chiudono le palestre, chiudono tutto e poi dopo invece la gente va in giro così, ma che senso ha? Allora o le cose si fanno per bene. Invece sul divieto di fare educazione fisica a scuola, però in ambienti chiusi. Educazione fisica non è un problema, quello farla o non farla è una delle ultime cose secondo me, perché la faranno, la rifaranno. Però il fatto che devono stare a scuola 5 ore con la mascherina a me non mi va giù, quando poi in giro c'è gente senza mascherina, come questa che è passata, e io l'altro giorno a Pesaro ho detto a una signora, dico, questa sta senza mascherina e i miei figli devono essere costretti a stare con la mascherina, che poi fa anche male tra l'altro. E dai, su, vabbè, comunque è tutto un casino.